quanto abbiamo detto della concezione dell'amore cortese. Abbiamo detto che i trovatori provenzali e poi la tradizione che da loro discende concepiscono l'amore come desiderio, ma come desiderio che non può essere appagato. Sappiamo che la dama, per tutta una serie di ragioni, ragioni che prima sono di ordine sociale, reale, ma che poi col passare del tempo tendono a diventare un elemento di codice, cioè una convenzione letteraria, che la dama per queste ragioni si rifiuta all'amante, ma che a volte però la dama non si rifiuta all'amore, ricambia, ma ricambia con dei surrogati socialmente accettabili, come per l'appunto il saluto o un gesto di benevolenza. Quindi l'amore è frustrato, ma la frustrazione può venire ribaltata, l'abbiamo detto più volte, in un esercizio etico, in una forma di perfezionamento interiore. La poesia della lode è un modo per uscire da questa tenaglia del paradosso cortese, della diseguaglianza che porta a queste conseguenze. Certo, anche qui c'è una forte diseguaglianza fra i partner, ma nella poesia della lode la donna non è oggetto di desiderio, ma è oggetto di venerazione. L'amore non cerca nessuna corresponsione, ma si appaga di sé. La poesia non è quindi uno strumento per comunicare, per ottenere qualcosa, ma è un canto che esprime valori assoluti. Con un tipo di poesia, con una concezione poetica di questo tipo, l'amore cortese è negato alla radice. L'idea dell'autopagamento può aprire strade che si colorano anche di religiosità. Insomma, non è un caso che Beatrice, cantata in questo modo nella Vita Nova e nelle poesie stilnoviste di Dante, finisca poi per diventare quella che è quel personaggio teologico dentro al poema della Commedia.